Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 34, 20 dicembre 1936. Figlia mia benedetta, i prodigi sono inauditi, le sorprese che ti narrerò faranno strabiliare tutti. Sento il bisogno d'amore di far conoscere che cosa abbiamo fatto con questa Madre Celeste e il gran bene che hanno ricevuto tutte le generazioni. Onde tu devi sapere che nell'atto di concepire questa Vergine Santa, la nostra volontà divina, che possiede tutto e con la sua immensità abbraccia tutto,
che possiede l'onniveggenza di tutti gli esseri possibili e immaginabili, e con la sua virtù tutta propria, quando opera, fa sempre opera universale, come la concepì? Con la sua virtù creatrice, chiamò tutte le creature ad essere concepite nel cuore di questa Vergine. Ma non bastò al nostro amore. Dandone gli eccessi più incredibili, fece concepire questa Vergine in ciascuna creatura, affinché ciascuna avesse una madre per sé tutta sua, e tutte sentissero nel fondo delle loro anime la sua maternità, il suo amore, che mentre li tiene concepiti in sé come figli, bilocandosi, si concepisce in ciascuna creatura per mettersi a loro disposizione, per crescerli, guidarli, liberarli dai pericoli, e con la sua potenza materna imboccarli con il latte del suo amore, col cibo con cui si nutrì lei stessa, qual è il fiat divino. La nostra volontà, avendo vita libera in lei, il suo dominio totale, mentre con la sua potenza chiamava tutti in questa celeste creatura per avere la gioia di vedere tutti racchiusi in essa e sentirsi dire: sono già in me tutti i miei di tuoi figli, perciò ti amo per tutti, la bilocava poi in tutti e ciascuno, per sentire in ciascun'anima l'amore di questa nostra figlia, tutta bella e tutta amore. Possiamo dire che non vi è creatura per la quale essa non prese l'impegno di amarvi, di amarci. Il nostro fiat le elevò tanto da darle tutto, e fin dal primo istante della sua vita la costituimmo regina del suo amore, nel suo amore. Il nostro fiat le elevò tanto da darle tutto, e fin dal primo istante della sua vita la costituimmo regina del nostro fiat, regina del nostro amore. Quando ci amava, si sentiva nel suo amore la sua maternità e armonizzava l'amore di tutte le creature. E oh, com'era bella, che di tutto formava un solo amore, come ci feriva, ci felicitava fino a sentirci languire. Il suo amore ci disarmava, ci faceva vedere tutte le cose, cielo, terra, sole, mari e creature, coperti e nascosti nel suo amore. Oh, com'era bella vederla, com'era bello vederla, sentire che faceva da madre in ciascuna creatura e, formando in esse il suo mare d'amore, mandava le sue note, le sue frecce, i suoi dardi amorosi al suo creatore. E facendo la vera madre, ce le portava perfino innanzi al nostro trono, nel mare del suo amore, per farcele guardare, per renderci propizi, e con la forza del nostro volere divino si imponeva su di noi, ce le metteva in braccio, ce le faceva carezzare, baciare, e ci faceva dare grazie sorprendenti. Quante santità furono formate ed impetrate da questa madre celeste, e per essere sicura lasciava a guardia il suo amore. Oltre a ciò, tu devi sapere che fin dal primo istante della vita di questa celeste creatura fu tanto il nostro amore che la dotammo di tutte le nostre qualità divine, sicché aveva per dote la nostra potenza, la nostra sapienza, l'amore, la bontà, luce, bellezza e tutto il resto delle nostre qualità divine. Già tutte le creature, nel metterle alla luce del giorno, noi diamo la dote. Nessuno nasce se non è dotato dal suo creatore, ma siccome si scostano dalla nostra volontà, si può dire che neppure la conosco. Invece questa Vergine Santa non si scostò mai, fece vita perenne nei mari interminabili del nostro fiat. Quindi cresceva insieme con i nostri attributi, e come formava i suoi atti nelle nostre qualità divine, così formava mari di potenza, di sapienza, di luce e di altro. Possiamo dire che, vivendo con la nostra scienza, le davamo continua lezione su chi era il suo creatore. Cresceva nelle nostre conoscenze e ne seppe tanto dell'ente supremo che nessun angelo né santo potette pareggiarla, anzi sono tutti ignoranti dinanzi a lei, perché nessuno crebbe e fece vita insieme con noi. Essa entrò nei nostri segreti divini, nei più intimi nascondigli del nostro essere divino senza principio e fine, delle nostre gioie e beatitudini imperiture,
E con la nostra potenza che aveva in suo potere ci dominava e padroneggiava e noi la facevamo fare, anzi godevamo della sua padronanza. E per renderla più felice le levavamo i nostri casti e bracci, i nostri sorrisi d'amore dicendole fa ciò che vuoi tu. Il nostro volere e l'amore verso le creature ed il suo grande desiderio di farle vivere in esso è tanto che se ciò ottiene le getta in un abisso di grazia e d'amore fino ad affogarle, tanto che la piccolezza umana è costretta a dire basta, sono già affogata, mi sento divorare dal tuo stesso amore, non ne posso più. Ora tu devi sapere che il nostro amore non si contenta, non dice mai basta. Quanto più dà, più vuol dare. E quando diamo è la nostra festa, imbandiamo la mensa a chi ci ama e lo pressiamo a restare con noi, per fare vita insieme. Ora, figlia mia, ascolta un altro prodigio del nostro Fiat. In questa santa creatura, e come lei ci amava, era esistendibile la sua maternità a tutte le creature. In ogni atto che faceva, se amava, se pregava, se adorava, se soffriva, tutto, anche il respiro, il palpito, il passo, stando il nostro Fiat, erano trionfi e vittorie che il nostro essere supremo faceva negli atti della Vergine. La Celeste Signora trionfava e vinceva in Dio in ogni istante della sua vita ammirabile e prodigiosa. Erano trionfi e vittorie tra Dio e la Vergine, ma questo è nulla. Facendo da vera madre, chiamava tutti i suoi figli e copriva e nascondeva tutti i loro atti nei suoi. Li copriva con i suoi trionfi, con le sue vittorie, dando loro come dote tutti gli atti suoi, con tutte le sue vittorie e i suoi trionfi. E poi con una tenerezza e un amore da spezzare i cuori, sentirci vinti, ci diceva, ma è stato adorabile, guarda, sono tutti figli miei. Le mie vittorie e i miei trionfi sono dei figli miei, sono le mie conquiste che dono a loro, e se ha vinto e trionfato la mamma, hanno vinto e trionfato i figli. E tanti trionfi e vittorie fece in Dio per quanti atti avrebbero fatto tutte le creature, affinché tutti potessero dire, sono dotato degli atti della mamma celeste, e per suggello me li ha investiti con i suoi trionfi e con le vincite che fece col suo creatore. Sicché chi vuole farsi santo trova la dote della sua madre celeste, i suoi trionfi e le sue vittorie per giungere alla santità più grande. Il debole trova la forza della santità della sua mamma e i suoi trionfi per essere forte. L'afflitto e il sofferente trova la dote delle pene della sua madre celeste per ottenere il trionfo e la vittoria della rassegnazione. Il peccatore trova la vittoria e il trionfo del perdono. Insomma, tutti trovano in questa sovrana regina la dote, il sostegno, l'aiuto nello stato in cui si trovano. Ed oh com'è bello, è la scena più commovente, rapitrice ed incantevole, vedere in ciascuna creatura questa madre celeste che fa da mamma, la sentiamo che ama e prega nei suoi figli. Questo è il prodigio più grande fra il cielo e la terra, bene più grande non potevamo dare alle creature. Ora, figlia mia, devo dirti un grande dolore della madre celeste. A tanto suo amore corrisponde l'ingratitudine delle creature. Questa dote che dà con tanti sacrifici fino all'eroismo di sacrificare la vita del suo figlio Dio con tante pene atroci, c'è chi non la conosce, chi appena prende un tenue interesse e fa vita povera di santità. Ed oh come soffre nel vedere i suoi figli poveri, possedere immense ricchezze d'amore, di grazia e di santità, perché non sono ricchezze materiali, ma le ricchezze di questa madre celeste sono ricchezze che per acquistarle ha messo la sua vita, e non vederle possedere dai suoi figli e tenerle senza lo scopo per cui le ha acquistate è un dolore continuo. E perciò fa conoscere questo gran bene a tutti, perché se non si conosce, non si può possedere. E siccome queste doti le acquistò in virtù del fiat divino che regnava in lei, che l'amava tanto, che le faceva fare ciò che voleva, e dovunque volesse arrivare a bene delle creature, perciò sarà il mio volere divino regnante che ne metterà a giorno di queste doti celesti e farà loro prendere possesso. Perciò prega che sia conosciuto e voluto dalle creature un bene così grande. Bene, per meditare adeguatamente questo testo
occorrerebbe fare una lunghissima meditazione, ma certamente questo è un testo da riprendere, veramente rigo per rigo, interiorizzare, perché somiglia, come dire, a una valanga o a uno tsunami, cioè arrivano talmente tante informazioni di cose immense, inaudite, bellissime, che quando si termina la lettura di questo brano, almeno questa è l'impressione che io percepisco, si è come un'impressione di essere, come dire, come storditi, appunto, come se uno avesse dato un sacco di botte, come se adesso, che è successo? Ecco, adesso cerchiamo un attimo di raccapezzarci un attimo, perché è molto difficile anche ripercorrere e articolare un po' questa meditazione. Potremmo certamente cominciare col dire: questo è il prodigio più grande fra il cielo e la terra. Bene più grande non potevamo dare alle creature. Ecco, tutto quello che abbiamo ascoltato si può sintetizzare in queste parole, cioè il prodigio più grande tra il cielo e la terra. E bene più grande di questo l'Altissimo alle creature non poteva darlo. Oggi stiamo facendo questa meditazione perché la Chiesa celebra la memoria di Maria, madre della Chiesa, no? Ecco, un dono che Papa Francesco ha fatto alla Chiesa dall'anno scorso, quindi il giorno dopo in cui si fa memoria della manifestazione al mondo della Chiesa nascente nella Pentecoste che avvenne con Maria e per mezzo di Maria, perché fu lei a preparare gli apostoli a questo grande dono, prendendosene cura personale, appare come madre della Chiesa, cioè come sentiremo nella lettura, nella messa di oggi, nel bellissimo brano dell'ufficio della lettura di oggi, dove si legge proprio l'allocuzione con cui Paolo VI nel 1964, al termine del Concilio Vaticano II, inserì questo nuovo titolo, non nuovo nella sostanza, insomma, ma nuovo, diciamo, nella forma, nel senso che disse: da oggi in poi desidero e ordino come Papa che la Madonna sia venerata sotto questo titolo. Perché? Per le motivazioni che sappiamo anche dagli scritti, no? Perché diventando madre del Verbo incarnato, è chiaro che la Madonna ipso facto diventa anche madre delle membra del suo corpo mistico. Ecco, poi sappiamo che questo avvenne già all'istante dell'Annunciazione, ma qui oggi Gesù ci porta all'istante addirittura del concepimento. Ma attenzione, è una maternità ancora più larga, e si capisce anche perché, no? Perché con l'incarnazione, questo ricordiamolo sempre, quindi Gesù, si legge nei documenti della Chiesa, in certo modo si è unito ad ogni uomo, perché si è fatto uomo, cioè è chiaro che con i battezzati nostro Signore Gesù Cristo ha un'unione del tutto particolare, perché i membri della Chiesa sono irradiati dalla grazia santificante, proprio operante, che lui ha acquistato, no? Però non possiamo pensare che il resto dell'umanità sia estranea al nostro Signore, perché Gesù ama ogni anima, presente, passata e futura, non solo quelle fortunatissime che hanno la grazia e il dono di stare nel suo mistico corpo. E la stessa cosa vale per la Madonna, stessa identica cosa. E quindi abbiamo una estensione, ecco, della maternità di Maria assolutamente universale e poi del tutto peculiare, perché ripercorrendo e sintetizzando un po' quello che Gesù spiega, è avvenuto questo: prodigi inauditi, sorprese che ti narrerò e che faranno strabiliare tutti. Questo è il prologo e poi la conclusione, prima della nota dolente della,
ma l'accoglienza di queste cose è: questo è il prodigio più grande fra il cielo e la terra, bene più grande non potevamo dare alle creature. In mezzo c'è la descrizione. Allora, premesso, nella divina volontà evidentemente c'è l'onniveggenza, dice Gesù, cioè Dio vede con chiarezza tutti gli esseri possibili ed immaginabili, non solo quelli reali, quindi quelli che saranno. Cioè, noi quando proviamo a meditare queste cose ci perdiamo nella grandezza infinita dell'Altissimo, perché possiamo vagamente, insomma, provare a immaginarla, no? E quindi cosa ha fatto? Quando è stata concepita Maria Santissima, la Divina Volontà ha chiamato con la sua virtù creatrice tutte le creature possibili e immaginabili ad essere concepite nel cuore di questa Vergine. Attenzione, loro in Maria. E attenzione, ha fatto anche un'operazione contraria, cioè ha bilocato, ma diciamo così che ha plurilocato Maria Santissima perché ella a sua volta fosse concepita in ciascuna creatura. Capito? Affinché ciascuna, dice Gesù, avesse una madre per sé tutta sua e tutte sentissero nel fondo delle loro anime la sua maternità. Tutte, dice, ma anche i pigmei che non sanno neanche dove sta di casa la fede divina è cattolica. A quello che c'è scritto qui dobbiamo pensare di sì. Perché lei è madre di tutti, d'accordo? Di tutti, tutti, tutti. È chiaro che il pigmeo, dice, sente nel fondo dell'anima la sua maternità. L'avvertirà in una maniera molto molto misteriosa, non sa neanche che esiste una creatura che si chiama la Madonna, ma questo non significa che non ci sia. E cosa ha fatto la Madonna? Tutti gli atti di tutte quante le creature presenti, passate e future, le ha tutti quanti già fatti lei, ma ha rivestito tutte le creature degli atti propri. Cioè, Dio è perfettamente amato e glorificato e servito e adorato e riparato in ciascuna creatura, perché è stato rivestito di quello che la Madonna ha fatto per loro, per volontà sua, per l'amore di lei. Il suo amore li tiene concepiti in sé più che figli, bilocandosi. Si concepisce in ciascuna creatura per mettersi a loro disposizione, per crescerli, guidarli, liberarli dai pericoli, e con la sua potenza materna imboccarli con il latte del suo amore, col cibo con cui di lei si nutrì. È incredibile. Sentire in ciascuno. E perché ha fatto questo? Perché Dio potesse sentire in ciascuna anima l'amore suo, l'amore della tutta bella e della tutta amore. Perché? Perché siccome non tutte le creature, anzi quasi nessuno avrebbe amato il Signore, né tantomeno amato come lo merita, dice: lo faccio io per tutti. Perché tu possa essere contento dell'amore di tutti, anche quando non lo vedi, e perché tutti possano avere, anche quelli che non sanno amarti e che non sono buoni a farlo, qualcuno che in loro ti abbia amato perfettamente. Questo è quello che ha fatto la Madonna. Cioè, quando si vedono queste cose riferite a Maria, un po' come quando Gesù spiega la sua passione divina ininterrotta nella sua natura umana, che abbiamo visto nelle meditazioni dei giorni scorsi. Cioè, per esempio, già completo contemplare la Madonna, come ai piedi della croce, che Gesù gli dice: donna, ecco tuo figlio, figlia, ecco tua madre, come, e questo lo sentiremo in tutte le prediche di oggi, voglio ben sperare che c'è questo Vangelo, dice: guarda quanto sei costato alla Madonna, no? Dice: la Madonna ha fatto nascere Gesù senza dolori, senza le doglie del parto, ma te t'ha partorito sotto la croce, partorito e non concepito. Quindi già questo pensiero, se uno ci crede, ci fa cadere i piedi della Madonna, dirle grazie, ma cioè, mi dispiace anche per fare tutte queste cose qui, che ti ho procurato tanto dolore. Ma pensiamo a questo, a che cosa si è andata a inventare. Quindi Gesù può dire: quante santità furono formate e impetrate da questa madre celeste, anche di chi non lo sa, d'accordo? Perché questa creatura fa da madre in ciascun essere umano, forma in ciascun essere umano un mare d'amore, manda frecce, dardi amorosi al suo creatore. Cioè, e questo nello stato di più totale incoscienza da parte di tutti. Io non le sapevo prima da adesso che la Madonna facesse queste cose. Ecco perché Gesù dice: bisogna conoscerle perché aumenti la nostra gratitudine e anche perché possiamo farne tesoro di queste cose. Adesso poi lo vedremo in conclusione. Bisogna conoscerle, bisogna saperle.
Io ste robe non ho mai sentite in vita mia, quindi sicuramente sono questi, a mio avviso, i tratti proprio caratteristici di questi scritti, cioè che però se si comprende bene, questi sono la naturale conseguenza, se uno ci riflettesse bene, del mistero dell'incarnazione e della relazione, come dice il beato santo Paolo VI nella lettura odierna del Ufficio, lettura del fatto della relazione del tutto particolare che lei ha con il Redentore a causa della maternità divina. Perché se Gesù è il Redentore di tutti gli uomini, è evidente che la Madonna deve essere la madre di tutti gli uomini, e quindi è chiaro che Gesù è riconosciuto come Salvatore e come Dio dai figli della Chiesa, e la Madonna è venerata come tale, ma questo non vuol dire che non lo sia per tutti, anche per quelli che non lo riconoscono. Che poi purtroppo questa sua funzione possa essere frustrata dalla umana libertà, lo sappiamo benissimo, lo spiega anche qui, ma questo non significa che non ci sia nella intenzione divina. E quindi cosa è successo? La Madonna, dotata di tutte le qualità divine, e che cosa fa? Ininterrottamente forma tutti quanti gli atti nelle qualità divine, mari di potenza, di sapienza, di luce, e quindi cioè, è una produzione, come dire, ininterrotta, insomma, inimmaginabile di divina santità, inenarrabile, e questo a beneficio non solo suo, ma di tutti. La grande conoscitrice di Dio, possiamo dire che vivendo con la nostra scienza le davamo continua lezione su chi era il suo creatore. Chi è che conosce Dio? Bene, solo la Madonna. Io questo l'ho sempre pensato tra l'altro. Solo lei. Dice Gesù, i più grandi, nessun angelo né santo, i più grandi angeli, i più grandi santi sono ignoranti dinanzi a lei, sanno manco chi è il Padre Eterno. Perché nessuno crebbe e fece vita insieme con noi. Solo lei conosce bene l'Altissimo. Entrò nei nostri segreti divini, nei più intimi nascondigli del nostro essere divino senza principio e senza fine, nelle nostre gioie e beatitudini imperiture, tutte cose che la Madonna sa per conoscenza diretta, personale, e le sapeva fin da quando era sul pianeta Terra, non l'ha saputo quando è andato in paradiso. Con la nostra potenza ci dominava e padroneggiava, e noi la facevamo fare. Questo, i grandi santi che chiamavano la Madonna, dice sì, questa c'ha potere anche su Dio, i grandi santi mariani, un San Bernardo, un San Luigi Monforte, no? È chiaro che è una cosa che Dio gli ha voluto donare, perché ne gode, ne è contento, d'accordo? Non è, come dire, sottomesso come se la Madonna fosse più grande di Dio, no? Perché dipende dal suo beneplacito, però è un fatto reale. E per lei della più felice, le diamo i nostri casti abbracci, i nostri baci, e diciamo, fa ciò che vuoi tu. Ah, ecco perché la Madonna a Cana fa il primo miracolo, e Gesù non era ancora tempo di farlo, la Madonna parla e il miracolo è concesso. C'è questa parola, fa ciò che vuoi tu. E se Dio la dice, poi è fedele. E attenzione, il nostro volere e amore verso le sue creature, il suo grande desiderio di farle vivere in esso è tanto, quanto la Madonna vuole che noi viviamo questa vita, che se ciò ottiene, prova, le getta in un abisso di grazie e d'amore fino ad affogarle, tanto che la piccolezza umana è costretta a dire basta, sono già affogato, mi sento divorare dal tuo stesso amore, non ne posso più. Questo è quello che è promesso, questo è quello che la Madonna farà a chi comincia veramente a vivere nella divina volontà, sta scritto qui, e se non lo facesse noi ci viviamo veramente, possiamo andare da nostro Signore a portargli questo versetto e dire, senti un po', io tutti questi affogamenti nella vita terrena non l'ho percepiti con me, nonostante che ho fatto di tutto per vivere in questo mondo, forse ci sono riuscito, ma io ho fatto di tutto però. Quindi tutte queste azioni fatte dalla Madonna, tutti questi trionfi, queste vittorie fatte dal minimo atto che faceva perché era un atto fuso con la divina volontà, eccetera, eccetera, furono per sé e furono per le creature. Tanti trionfi e vittorie fece in Dio per quanti atti avrebbero fatto tutte le creature, affinché tutti potessero dire, ah, io sono già dotato degli atti della mia mamma, me li ha investiti con i suoi trionfi e con le vincite che fece col suo creatore. Quindi, vuoi farti santo? Trovi tutto in Maria.
Sei un debole, non trovi la forza, la trovi già in Maria. Sei afflitto, tribolato, avrai dalla Madonna la grazia di essere conformato alla volontà di Dio. Sei un peccatore, troverai dalla Madonna la forza di chiedere perdono. Purtroppo c'è sempre l'amara nota dolente, è brutto chiudere così, però purtroppo dobbiamo essere anche coscienti di questo. Ora devo dirti un dolore grande della Madre Celeste. Ha tanto suo amore, guarda che si è inventata per tutti noi, quindi facendo tutto quello che ha vissuto, avendo sempre un occhio su di noi e su tutti noi, questa dote che dà con tanti sacrifici fino all'eroismo, perché lei gli è costata il sacrificio di un Dio con pene atroci, perché tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'opera della redenzione, perché l'opera della santificazione è conseguente all'opera della redenzione. C'è chi non la conosce per niente, c'è chi la misconosce, c'è chi la combatte, c'è chi la minimizza, potrei aggiungere io, no? Chi appena prende un tenue interesse e fa una vita povera di santità che fa quasi pena, fa, cioè una santità proprio molto molto piccina, che non attrae, ecco, affatto, ma insomma a volte fa anche veramente un po' pena, perché è tanto piccola, quando dovrebbe essere tanto bella e tanto grande la santità. E proviamo a immaginarci, no? Proviamo a immaginarci se noi ci avessimo un patrimonio a disposizione del prossimo, perché quello che ci abbiamo noi, cioè, capito? Cioè, quando noi pensiamo ai più, io quando penso ai più grandi ricchi del mondo, dico, ma questi che ci fanno con tutti questi soldi? Cioè, se pure uno volesse, cioè, vuoi scialare, che fa, te avete tutti gli sfizi possibili e immaginabili, non ce la fanno a finisseli, capito? Gente come il padrone di Amazon, non lo so, Bill Gates, sta gente qui, quando era vivo Steve Jobs, cioè, dove li mettono tutti questi soldi? Che ci fanno? Allora, immaginiamo, ma questo era un pallidissimo, cioè il patrimonio personale della Madonna era qualcosa di... Ma lei c'ha un patrimonio immensissimo a disposizione per milioni, miliardi di creature, cioè... che non sa che faccia, perché che, cioè, lei non c'ha più posto per lei, d'accordo? Sta a disposizione, tutta grazia sprecata. Quindi immaginiamo il dolore che possa vivere, cioè. Cioè, immaginiamo anche noi, no? Se chi è padre, chi è madre, ma anche chi è. Cioè, avendo a disposizione di poter fare tanto del bene, non lo puoi fare perché, nessuno, perché non lo vogliono. È pazzesco. E questa meditazione si va a raccordare, insomma, anche col mese di giugno che stiamo vivendo, no? Quindi con Gesù, il cuore che ha tanto amato il mondo, e in cambio riceve che molto delle cose che ho fatto per loro, non le devo tenere per me perché nessuno le vuole. Anzi, ingratitudine, indifferenze, disprezzi, freddezze, sacrilegi e calci in faccia. Ecco, speriamo che Dio ci scampi da tale e tanta disgrazia. Ci riprendiamo un istante, oh Santa Vergine Maria, Madre di Dio, Madre della Chiesa, Madre di tutti gli uomini, ecco da questo volo grande, insomma, che oggi la Divina Volontà ci ha fatto fare dentro il tuo mondo misterioso, ecco, poco conosciuto. Ecco, che tutte queste cose possano essere interiorizzate, adesso noi le conosciamo, quindi abbiamo almeno questa grazia, no? Che non si possono ricevere questi grandi benefici se non si conoscono. Ecco, una preghiera è che non ti diamo mai il dolore, ecco, di vedere che per noi tutto questo è grazia sprecata. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.